siamo angeli. Na 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 pa bene na na na. Ciao tesori e bentornati nel mio mondo e benvenuti in questo nuovo video in cui scleriamo insieme con la resina. Sclero più io che voi, però la cosa vi va bene. Questo canale si sclera tutti insieme almeno una volta a settimana e abbiamo capito che la cosa è molto terapeutica, quindi potresti iscriverti al canale per aggiungerti a questo esperimento. Allora tesori, oggi le cose le famo bene! No, ma come ci è arrivata la resina nei capelli? Come? Come? Voglio saperlo. No, seriamente, non fate quella faccia perché lo so che faccia avete fatto. Allora, prima di tutto ho finito i guanti, quindi oggi devo stare super attentissima. Ma ragazzi, veramente oggi non facciamo i zuzzusi come le altre volte. Ho deciso di fare cose più ordinate, di mettere uno stampo alla volta qui. Non facciamo succedere disastri. Perché guardate, mi sono arrivati questi nuovi adesivi da Amazon. No, vabbè, tutto a posto. Oh, questa non l'avevo vista, ma non fa paura. Mi sono arrivati questi nuovi adesivi e alcuni sono bellissimi e vorrei provare a fare. Allora, la protagonista di questo scleriamo, perché c'è sempre una protagonista, è... Avevo detto di non fare i zuzzusi. Ah, la vita. Dicevo, la protagonista di questo scleriamo sarà questa tavola Ouija che potete trovare, vi ricordo, sul sito di Gea Creations. Tutti gli stampi colorati che vedete sono di Gea Creations. Quando vedete questi bianchi sono da Amazon e comunque vi metto i link qui sotto nell'info box. Vi metterò i link anche di questi adesivi e come sempre vi ricordo che sono affiliata ad Amazon, quindi prendo una piccola percentuale dal vostro acquisto che andrà a supportare il canale. Infatti, come vedete, quello che guadagno lo spendo in altri acquisti per la resina. Dicevo, voglio provare a fare questa tavola Ouija in, sentite qua, in modo aesthetic. Questo è tipo shabby chic. Oggi c'è l'aesthetic. E appunto la voglio fare con le margheritine, con un effetto nuvoloso. E poi ci voglio mettere anche la foglia oro che vedo utilizzare a tutto quanto che mettono sti fiori su lì. Non l'ho messa ancora. Qui, con calma, non ci alteriamo. Quindi, a parte tutto ciò, che adesso andrò a spostare per rendere il tutto più ordinato. Stiamo diventando troppo pro. Qui ho già preparato la resina con questa professionale protezione per le mie mani. Lasciamo stare. E come abbiamo imparato a nostre spese la scorsa volta, per mettere gli stickers dobbiamo mettere necessariamente prima uno strato di resina, anche molto, ho detto molto sottile, non c'è bisogno di esagerare. Altrimenti gli stickers andranno a creare delle bolle molto spiacevoli. Colgo l'occasione per ringraziarvi di tutti gli straordinari consigli che mi avete dato sotto l'ultimo video Scopriamo. Infatti con questa resina dopo vado a sistemarli con gli effetti che mi avete suggerito e poi ve li faccio vedere. Allora, messo questo strato di resina, andiamo a scegliere gli adesivi. Come vedete, ancora non si è sporcato niente. Allora, prendo questi delle margheritine. Sono troppo contenta perché sono troppo carini. Ce la facciamo ad aprirli? Ce la facciamo? Non ce la facciamo? Wow, che fame che c'ho, mamma mia. Comunque, io sono un animale. Cioè, io con i denti ho rotto questo quando, guardate qua, le altre signorine per bene. O no? Allora, vediamo queste margheritine. Mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Allora, prendiamo queste qua, così, perché l'ho visto con queste qua. Sì, queste qua, queste qua. Tu pure, sei una qualità strana di Margherita. Margherita! No, questa no. No, no, no. Sì, tu sì, tu no. Allora, adesso con il nostro bastoncino dei pediatri andremo a mettere gli adesivi, ovviamente senza sporcarci, tranquillamente. Vediamo un poco. Sì, io questo dovevo fare? Sì, certo, così dovevo fare. Non ti preoccupare, dopo.
Sono rimasta traumatizzata dall'altra volta, raga. Secondo me le bolle vengono lo stesso, vero? Qua, vabbè, non fa niente che si accavalano gli adesivi perché tanto il contorno è trasparente. Giusto? La composizione è importantissima ed è una scelta molto difficile. Allora, io qua in mezzo però ce la metterei questa, o no? No, no, no. No, abbiamo detto solo queste qua, così. Mettiamo anche queste gialle. Ma sì, dai, non facciamo i razzisti. Ma questa è camomilla. Ma questa è camomilla. Cioè, ma voi mi dovreste vedere mentre scelgo le margherite, perché sembra che sto giocando a scopa. Scopa. Però le stiamo consumando tutte. Raga, ne ho messi troppi. Mo se non viene bene, li ho sprecati. Ma qualche fogliolina? Ebbene, ragazzi, ho deciso di utilizzare il prezzemolo! È prezzemolo gelato San Montana. Oh, il suo bastoncino, chissà. Vabbè. Scusate, c'è dell'altro prezzemolo? No, troppe foglie. No, troppe foglie, mi viene poco aesthetic. Ah, questi, eh? Sì? Sì, eh? Basta, ormai è fatta, ormai l'ho messo, non si può tornare indietro. Una farfallina? Che vola sulle margheritine? No. Ok, allora, dopo 3000 anni, la composizione forse l'ho fatta, ci siamo arrivati. Gli adesivi si stanno alzando, perché si stanno alzando, mio Dio. Allora, adesso dobbiamo realizzare lo strato con la foglia oro. Quindi, bicchierino pulito. Come deve essere il bicchierino pulito, perché dobbiamo lavorare col trasparente. E non volare da nessuna parte. Mamma mia, ho paura. Che cosa carina! Sì, vi sembrerà strano, ma la foglia oro non l'ho mai messa così nella resina. Non l'ho mai messa, ho visto i video su Pinterest. Fanno così, ma io non l'avevo mai messa così. La mettevo direttamente qua dentro. Dire che sumità. Vi cambio l'inquadratura così, è più aesthetic. Mi dite che poi viene qualcosa? Devo muovere? Non muoviamo, non muoviamo niente. Ah, per favore, poi muovi pure gli adesivi sotto. Stai fermo! Bastia, basta. Basta. Altra resina. E vado ad utilizzare il mio colore preferito. Mo stavo facendo guai. Vado ad utilizzare il mio colore preferito, il bianco della chimica, vero? Non facciamo brutte figure. E allora metto... Quante gocce ho messo? Che ne so io? Babbo, metto quello che ho messo. Vedete, lascio un po' così. Sì, tu sei convinta di fare sta cosa? Io non sono convinta, raga. Non lo so, allora, fino a questo momento mi sembrava una buona idea. Momo pare una grande sciumità. Sì. Oddio, secondo me è una grande sciumità. Grande, proprio grande. Mo dobbiamo andare a muovere, per forza. Per forza proprio. No, mi piace. Mi piace quello. Aggiustata l'adesiva. Basta. Basta, non lo tocco più. Non lo toccherò mai più. Tesori, questo è il risultato. Sotto ci sono le margheritine. Mo niente, mo speriamo. Voi che dite? Verrà qualcosa? Yeah, però ho fatto tutto per benino, dai. Qui c'è altra resina. Perfetto. Ed io volevo provare qualche adesivo più particolare. Vediamo questi. Allora, vediamo se riusciamo a fare la planchetta abbinata a quella Ouija. Ci mettiamo giusto qualche margheritina e poi mettiamo un angioletto. Pensando che se metto l'angioletto sulla Ouija non sembra una tomba, qualcosa di troppo macabro. Oddio, oddio, no, 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 no. Don't blink, don't blink, don't blink. Gli angeli di Doctor Who. Aspetta, ce l'ho. Non fate caso alla zozzima, ma se lo mettessimo qua dentro... No, vabbè, mi piace. Mi piace. Allora, questo stampo non è fatto per utilizzare anche questa parte. Ma che ce ne ho fatto? Adoro. No, la mafa.
che poi per fortuna ce n'è anche un altro. Quindi... No, vabbè, guardate questo, che bello! Che poi non so se lo sapete, ma io ho una certa fissazione con le statue dei cimiteri, delle, lo so, ognuno ha le sue fisime. Wow, che peccato, no, che peccato, mannaggia. No, vabbè, no, 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 no. No, e dai, però... Ma io ce l'avevo una planchette più grande, o no? Certo che le abbiamo, mia signora. Tutte le planchette che vuole. Allora, ok, la dobbiamo tagliare per forza. Vuoi vedere che la taglio e viene male? Vuoi vedere? Ecco qua, l'ho fatto troppo grande, ti pareva. Allora, dai, ce la facciamo, eh? Ce l'abbiamo fatta, a posto. Allora, ecco qua. Mettiamo lei... Olè. Figliola, dai, forza. E sapete che faccio stavolta? Il bianco lo metto in questa fase qua. Sì, guardate che bello, è bellissimo. Trattandosi di una statua, io ci vorrei mettere l'origano. No, ci mettiamo queste foglioline della Green Stuff, giusto per dare l'effetto edera. Se ci riusciamo. Sotto, 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 vai, così mi copri il taglio, forse, boh. L'abbiamo messo malissimo, male, l'abbiamo messo. Wow, a vederlo dal vivo sembra vomito. Puliamo per bene. Io avevo preso l'oro, ma no, secondo me non dobbiamo farlo oro. Dobbiamo farlo grigio, perché deve venire tipo pietra. L'indecisione. Allora, purtroppo ho trovato solo questo. Quindi adesso metto questo. Lo devo per forza spennellare sullo stampo poi, altrimenti avrei fatto un effetto marmorizzato anche qui, perché per far vedere l'adesivo ci devo mettere la resina trasparente. Facciamo così, tanto comunque lo vado a modificare con gli Swellegant. Ok, adesso vado a ripulire bene i bordi qui. L'interno, perché dove sta la statua deve venire bello pulito, sistemato. Un po' di olio di gomito. Babbo, alla fine mi piace questo effetto soffuso negli angoli. Con parsimonia. Pronti? Mettiamo il nostro angioletto. Madonna! Scusate, no, è che non lo so se siete fan di Dottor Wu, però... Dottor Who. Però cioè, io non posso non sclerare dinanzi a ciò. Ah, vogliamo mettere... Sì, dai. Sì, perché così crea tipo nebbia, tipo cose. Bello, mi piace. Sta uscendo fuori! È troppo, veramente troppo... No, ma come ci è arrivata la resina nei capelli? Come? Come? Voglio saperlo. No, comunque qua è veramente troppo e mo devo... Ma non è possibile, ma... Basta, mo te la tieni, basta. Forse dovevamo mettere un po' di nebbiolina pure davanti all'angioletto. Wow, sì, sarebbe venuto veramente... Wow... Lo devo togliere. No, dai, sì, sarebbe venuto bellissimo. No, ya, lasciamo stare così, perché altrimenti poi va la foglia oro davanti, va a finire che mi copre l'angelo e non c'entra niente. Adesso un po' d'origano, quanto basta. Il piatto è pronto. Ok, tesori, visto che questo video è già durato tantissimo tempo, non so quanto riuscirò a editare perché ho 30 minuti di registrazione con i miei scleri. Allora, qui c'è dell'altra resina, quindi riuscirò sicuramente a fare qualche altra cosina con questi adesivi. E vi aspetto domani verso alle 13, sì, facciamo alle 13, per lo scopriamo, non vedo. Basta. Ovviamente voi fate le vostre scommesse qua sotto, se è uscito bene, se è uscito male, eccetera, eccetera, e le vedremo domani. In tutto ciò l'angelo si sta spostando, sta volando. No, non devi volare, torna giù. Grazie mille per supportarmi sempre, io vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!